casalese a piazzale Loreto a Milano nel giorno dello scempio dei cadaveri dei gerarchi fascisti. Nel momento in cui a Milano il cardinale Schuster stava per ordinare dei sacerdoti in San Bernardino alle Ossa il 29 aprile 1945, fra cui 5 salesiani, altri salesiani, fra cui Angelo Servadei, Luigi Rabolini e Angelo Gabusi, che lo attestò, poterono non solo osservare da vicino le salme appese, ma assistere a pochi passi di distanza all'esecuzione di Starace, avvenuta contro la siepe del chiosco di benzina, come riportano le cronache dell'epoca. Il chierico Erminio Furlotti vide personalmente la donna che sparò al cadavere di Mussolini per vendicare i 3 figli morti. È il racconto, scovato da Costantino Rosa, appassionato di storia locale e non solo, di 4 case, frazione di Casalmaggiore, dell'epilogo della storia del fascismo raccontato da Francesco Motto in Don Francesco Beniamino della Torre, Salesiani e Resistenza a Milano. Erminio Furlotti è quindi presente allo scempio dei cadaveri dei gerarchi nazisti in piazzale Loreto, ma oltre che essere stato presente all'evento, sicuramente era presente a Como, dove insegnava storia dell'arte, quando vi si riunirono i vari esponenti resistenziali con Don della Torre, colui che aprì le porte della struttura dei Salesiani, ai vari esponenti del Partito Liberale per tenere il proprio congresso clandestino, al quale tra gli altri parteciparono Cesare Merzagora, Edgardo Sogno e Filippo Iacini. Ma l'amicizia fra Don Erminio e Don della Torre continuò anche a Sesto San Giovanni e ad Arese, amicizia attraverso la quale avrà conosciuto sicuramente personaggi come Sandro Pertini, Emilio Sereni, Achille Marazza, Leo Valdiani, ossia l'intera direzione del Comitato di Liberazione Nazionale, che tenne la sua riunione il 29 marzo 1945 proprio presso i Salesiani a Milano, una riunione in cui si decise la costituzione del Comitato Insurrezionale composto da Pertini, Sereni e Valiani, a cui si aggiunsero Longo e Egidio Liberti, con lo scopo di liberare l'insurrezione in tutte le regioni ancora occupate dai nazifascisti. Don Erminio è nato a Quattro Case il 1 maggio 1920 da Angelo Libero e Ida Cecilia Mori ed è morto ad Arese l'11 luglio 2011 a 91 anni, di cui 74 vissuti nella congregazione salesiana e 65 come sacerdote. Forse alcuni a Casalmaggiore ancora se lo ricordano, così come sicuramente ricordano il fratello Don Luigi Furlotti, parroco di San Leonardo per molti anni. Di Don Erminio preme a ricordare che è stato professore dei fratelli Berlusconi, Paolo e Silvio, al liceo dei Salesiani e proprio di Silvio, che dichiarava che bastavano 2 anni di studio per imparare il greco e si vantava di essere un fine grecista. In un'intervista Don Erminio poi dichiarò: «Non mi stupisce affatto quello che ha detto del greco, le cose che non danno profitto lui le scarta, di storia dell'arte, per esempio, siccome era la Cenerentola, non ha mai letto un libro, quelli li ha sempre rivenduti nuovi al mercatino». Chi si è fatto uccidere ci ha creduto.